finisce così la tesa per la formazione di un nuovo governo targato Movimento 5 Stelle Lega. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale nel pomeriggio. Fonti in casa Lega assicuravano già nella mattina: siamo pronti a partire. Di Maio invece aveva detto: Conte, ci siamo sentiti per farci un in bocca al lupo per la, non per noi. Se ci vedremo. No, immagino lui abbia tutta la trafila istituzionale da fare. Non faccio il toto ministri, ha poi aggiunto dribblando le domande dei cronisti sulla composizione del nuovo esecutivo. Poco dopo le 19, poi, l'ufficialità. Mattarella ha dato l'incarico a Conte per formare il nuovo esecutivo. Lui ha accettato con riserva. Lo avevo promesso. Finalmente è iniziata la Terza Repubblica, una repubblica in cui i cittadini fanno un passo avanti e la politica un passo indietro. Il Presidente del Consiglio verrà incaricato su indicazione di due forze politiche che si sono messe insieme. Questo è un governo votato che non si regge sui voltagabbana. Continua a leggere dopo la foto, sarà il governo più politico di tutti. Giuseppe Conte, se sarà incaricato, sarà il presidente del Consiglio più politico che abbiamo mai avuto, sottolinea Di Maio. I ministri? Li sceglie il Presidente della Repubblica, non c'è nessuna discussione in atto, non fate retroscena su questo. Potrebbe esserci già martedì o mercoledì la seduta del Senato per la votazione di fiducia al nuovo governo, mentre il voto sul DEF a Palazzo Madama si terrà dopo quello di fiducia al nuovo governo. Non ci sono meri esecutori, dice il leader della Lega Matteo Salvini. Giuseppe Conte dovrà essere indipendente, anche se ovviamente siamo davanti a una maggioranza politica. Noi rispondiamo ai cittadini italiani. Continua a leggere dopo le foto, chiusa parentesi tonda. Il candidato premier, assicura, avrà autonomia piena, e non sarà condizionato dai vincoli della Lega e dei 5 Stelle. Se sto facendo quello che sto facendo è perché gli alleati del centrodestra mi hanno detto vai, dice Matteo Salvini, entrando alla Camera, rispondendo così a chi gli chiede se l'alleanza del centrodestra è ancora salda. Chiedete a Berlusconi e Meloni se hanno cambiato idea, io sto facendo quello che sto facendo per il bene del paese. Paolo Savona, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, non sarà ministro del Al Dicastero di via Ventesima Settembre dovrebbe approdare, secondo le indicazioni della Lega, il vice segretario Giancarlo Giorgetti. Ti potrebbe interessare anche,